Fabrizio Lombardo, ex presidente Miramax Italia, a Vanity Fair, non ero io a portare le donne ad Harvey Weinstein. Negli ultimi giorni il suo nome è comparso più di una volta. Fabrizio Lombardo, milanese, classe 1959, ex presidente di Miramax Italia, è stato per anni il braccio destro di Harvey Weinstein nel bel paese. Con il potentissimo produttore finito nel fango delle molestie sessuali, a quanto pare perpetrate per 30 anni ai danni di attrici e dipendenti, anche Lombardo è finito nel tritacarne delle polemiche. Intervistato da Vanity Fair, l'ex presidente minaccia querele e prova a chiarire la propria posizione. Negli ultimi giorni che chi l'avrebbe accusato di aver gettato tra le braccia di Harvey una giovane Claudia Gerini, ma siamo pazzi? Chi può aver detto una cosa del genere? Di aver procacciato donne per Leonardo DiCaprio, ma secondo lei, DiCaprio aveva bisogno di qualcuno che gli trovasse le ragazze? È semplicemente ridicolo, e di aver invitato Asia Argento ad una festa mai esistita, al Du Cap, con l'allora 21enne poi finita tra le grinfie di Weinstein. E allora gli SMS minatori arrivati ad Asia dal suo cellulare, come li spiega Fabrizio? L'Argento, nel frattempo, twitta l'ultima cover di Time che sbatte il mostro in prima pagina.